È l'unico modo per controllare il contagio e non diffonderlo. Quindi stare a casa il più possibile, per favore, se dovete andare a fare la spesa, evitate di andare nei centri commerciali e di portarvi tutta la famiglia dietro, d'accordo? Una persona sola per famiglia va nei negozi, nei centri commerciali e fa la spesa. Quelli che possono aver avuto eventuali contatti o che manifestassero febbre, tosse, sintomi, non si muovono da casa, non devono uscire da casa, contattano il medico curante, danno l'informazione al medico curante. Dopodiché il medico curante si farà conto di interfacciarli con i servizi di igiene e di prevenzione, che contatteranno questi pazienti, li prenderanno in carico e li seguono dal punto di vista clinico ed epidemiologico, telefonandogli due volte al giorno per sapere come stanno. Qualora qualcuno di questi cittadini manifestasse delle sintomatologie importanti, difficoltà respiratorie o altri problemi, contatta immediatamente il 112. Queste sono le regole, per favore vi chiediamo di aiutarci a diffonderle. Cerchiamo di aiutare i cittadini, di limitare la diffusione del contagio, non abbiamo altri strumenti se non questi.